Questa è l'astronave, la nave di luce filmata da Antonio Urzi, e vediamo che all'incirca la stessa forma di questa nave celeste filmata, fotografata da Giorgio Adamski. Perché possono da uno stato solido trasfigurarsi, come ho detto, e passare a un corpo di luce, diventare corpo di luce. Matteo 17. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un altro monte e fu trasfigurato davanti a loro. Attenzione! Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa le avvolse con la sua ombra. Chiaro, quindi Gesù ha preso Pietro, Giacomo e Giovanni, li ha portati su un monte, erano loro soli, e si è trasfigurato. Il suo volto è diventato come il sole, le sue vesti emanavano luce, perché è diventato un corpo di luce. Quindi anche Gesù può manifestarsi con un corpo solido e può manifestarsi con un corpo di luce, perché può cambiare le sue frequenze come quando vuole. Per esempio, Gesù aveva oltrepassato un muro perché aveva in quel momento un corpo invulnerabile con delle frequenze altissime. Poi ha abbassato le frequenze, il suo corpo è tornato con la densità di prima e ha mangiato il pesce. Poi c'è stato anche il caso di Ugo Festa, non so se voi l'avete sentito. Ugo Festa è un signore nato nel 1951. Nel 1951 era gravemente malato di sclerosi multipla e distrofia muscolare. Era condannato a vivere su una sedia a rotelle. Lui era un antichiesa, ce l'aveva su con la chiesa, però era disperato. Allora nel 1990 decide di andare dal Papa. Gli avevano consigliato di andare al santuario della Divina Misericordia a Trento, ma lui non c'era andato. E allora va dal Papa e il Papa gli dice di pregare Santa Faustina Kowalska. Lui va al santuario di Santa Faustina Kowalska di Trento. E cosa fa? Si è posizionato davanti a un'immagine, all'immagine di Gesù della Divina Misericordia. È un'immagine di Gesù che c'era con delle dimensioni di un uomo normale, bene o male, all'incirca. Ugo Festa ha pregato per 3 giorni davanti a questa immagine. E il quarto giorno cosa è successo? L'immagine di Gesù si è trasfigurata. Da quella parete è uscito Gesù in carne ed ossa, col suo corpo in carne ed ossa. Quindi c'era lì Ugo Festa sulla sedia a rotelle davanti a questo dipinto che pregava, e lì viene incontro Gesù in carne ed ossa. E Gesù gli dice: alzati e cammina. Ugo Festa si è alzato e ha cominciato a camminare. È guarito da tutte le malattie. Poi cosa ha fatto? È tornato dal Papa, ha fatto vedere che era guarito e gli ha testimoniato questo episodio. Ed è un episodio vero perché me l'ha raccontato un mio ex collega di lavoro, perché il mio ex collega di lavoro aveva conosciuto questo uomo, Ugo Festa. Quindi Gesù può far di tutto, può trasfigurarsi e manifestarsi con un corpo di luce, può trasfigurare l'immagine di un muro e manifestarsi con un corpo in carne ed ossa, perché riesce a giocare con le frequenze, con le energie, con le densità come quando vuole. E lo stesso possono fare anche gli angeli. Teresa Neumann parla dell'ascensione al cielo di Gesù. Poi solleva le mani verso l'alto, si alza da terra e si libra in direzione di oriente. All'improvviso
erano apparsi due uomini luminosi, luminosi, che avevano detto a tutti parole liete, poi erano spariti. Attenzione a questo passo, è molto chiaro. Giudici 13. L'angelo di Dio tornò ancora dalla donna mentre stava nel campo, ma Manoac, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare il marito e gli disse: «Ecco, mi è apparso quell'uomo che venne da me l'altro giorno». Manoac si alzò, seguì la moglie e, giunto da quell'uomo, gli disse: «Sei tu l'uomo che ha parlato a questa donna?» Quelli rispose: «Sono io». L'angelo del Signore rispose a Manoac: «Anche se tu mi trattenessi, non mangerei il tuo cibo». Manoac non sapeva che quello era l'angelo del Signore. Non sapeva che quello era l'angelo del Signore. Manoac prese il capretto e l'offerta, e sulla pietra gli offrì in olocausto al Signore. Manoac e la moglie stavano guardando mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo. L'angelo del Signore, attenzione, salì con la fiamma dell'altare. E cosa succede? Manoac e la moglie, che stavano guardando, si gettarono allora con la faccia a terra, e l'angelo del Signore non apparve più né a Manoac né alla moglie. Allora, attenzione, importante, Manoac comprese che quello era l'angelo del Signore. Abbiamo visto Teresa Neumann. Teresa Neumann era una mistica tedesca che aveva delle stigmate impressionanti e aveva il dono di avere delle visioni, andava in traslazione, e quello che vi ho letto è l'episodio dell'ascensione di Gesù. E Teresa Neumann che cosa aveva visto? Aveva visto in questo episodio che due angeli si sono manifestati come due uomini luminosi, due uomini di luce, e hanno parlato agli apostoli e gli hanno detto: «Perché piangete? Gesù, nello stesso modo in cui è salito, lui tornerà». Poi in Giudici 13, che cosa abbiamo visto? Che c'era una donna sterile, si è manifestato un angelo e ha detto a questa donna: «Tu concepirai, avrai un bambino». Allora questa donna, molto emozionata, va da suo marito, che si chiama Manoac, e gli racconta l'episodio. Manoac si mette in preghiera perché chiede a Dio di far tornare quell'uomo affinché gli desse delle istruzioni per come far crescere questo bambino. Dio soddisfa la richiesta di Manoac. Allora l'angelo si manifesta ancora alla donna. La donna chiama Manoac e Manoac va dall'angelo. E Manoac va verso l'angelo, ma non riconosce che quello era un angelo. Non l'ha riconosciuto. Manoac, per ringraziarlo, gli prepara un capretto, ma mentre sta bruciando il capretto, l'angelo di Dio si innalza in cielo. E quindi in quel momento Manoac e sua moglie capiscono che quello non era un uomo qualsiasi, ma era un angelo di Dio, e quindi si sono messi in ginocchio per pregare e ringraziare il Signore. E domanda: perché Manoac e sua moglie non hanno riconosciuto prima che quello era un angelo di Dio? Perché gli hanno preparato un capretto da mangiare? Perché gli angeli si manifestano anche come uomini in carne ed ossa, che mangiano, è anche scritto che mangiano. Infatti in Genesi è scritto che due angeli vanno da Lot e mangiano la schiacciata, bevono l'acqua, si lavano i piedi anche, tutto scritto. Quindi anche gli angeli possono manifestarsi con un corpo di luce o con un corpo biologico in carne ed ossa. Quindi il cielo può comunicare con noi tramite un uomo che si manifesta a noi in carne ed ossa e ci dà un messaggio, oppure manifesta del potere, oppure può comunicare con noi anche tramite delle stelle di luce, dei globi di luce che si muovono in cielo, o tramite anche degli oggetti solidi, dei dischi volanti. Quindi l'esercito di Dio comunica anche in questo modo, non soltanto tramite le apparizioni e i messaggi mariani. Andiamo avanti. Luca
Luz de Maria, Argentina, 2012. Questi veri demoni dell'aria sono strumenti nati dalla mente dell'uomo, creati dalla mano dello stesso uomo, trasportati con aerei per essere esplosi sopra vaste popolazioni. E questo si ripeterà ancora con la morte e con la mutazione di creature innocenti che in questo momento si trovano sulla Terra senza essere consapevoli della gravità che può causare l'energia atomica. Quando l'uomo la utilizza ai fini del potere e della distruzione, figli, vi esorto a prendere coscienza di questa terribile minaccia quotidiana che grava non solo sui paesi in possesso di centrali nucleari, ma anche sul resto del mondo. Anche sul resto del mondo. Abbiamo all'incirca su questo pianeta 300 e passa centrali nucleari, abbiamo 30.000 testate nucleari, quindi se scoppia una guerra e si innesca un'esplosione a catena, il pianeta va in mille pezzi, questo è matematico e sicuro. Va in mille pezzi e crea naturalmente dei danni irreparabili al pianeta, ma dei danni anche al sistema solare e all'universo. La Madonna in questo messaggio ha parlato delle bombe atomiche che sono state sganciate tramite degli aerei, quindi ha parlato di Nagasaki e Hiroshima, le due bombe esplose nella Seconda Guerra Mondiale nel 1945, Nagasaki e Hiroshima. Guarda il caso, a partire proprio da questo periodo, i segni provenienti dall'universo sono aumentati in un modo esponenziale. Infatti, guarda il caso, nel 1947, con il caso di Kenneth Arnold, cioè Kenneth Arnold aveva visto degli oggetti volanti a forma di boomerang che viaggiavano a una velocità impressionante in cielo e compivano dei movimenti anomali, inspiegabili. Con questa notizia è nata l'ufologia moderna mondiale, perché la notizia si è diffusa in tutto il mondo. E guarda il caso, è importante questo dettaglio, guarda il caso, dopo 15 giorni è arrivato il caso Roswell. Il caso Roswell, cioè un disco volante è caduto in prossimità del terreno della cittadina di Roswell. E guarda il caso, proprio a Roswell c'era l'unica base aerea dove partivano i cacciabombardieri nucleari. Infatti gli aerei che hanno bombardato Nagasaki e Hiroshima sono partiti proprio da Roswell. E proprio lì è cascato un disco volante. Guarda la coincidenza. Il giorno dopo i militari a Roswell hanno dichiarato ufficialmente che hanno recuperato un disco volante. Anche i giornalisti hanno dichiarato la testimonianza dei militari, ma il giorno dopo ancora i militari hanno smentito la loro versione, hanno cominciato a dire delle bugie e hanno detto che quello non era un disco volante ma era un pallone sonda. Hanno imposto poi ai giornalisti di dire che era un pallone sonda e hanno minacciato le persone che alla radio avevano raccontato di questo episodio. E anche a loro hanno imposto di non parlare più di questo episodio, perché sono delle verità estremamente, estremamente scomode al potere. Quindi cerchiamo di capire questi due segni, come vogliono comunicare con noi gli angeli. Cioè, hanno attirato l'attenzione del mondo col caso di Kenneth Arnold. Infatti la notizia si è diffusa in tutto il mondo. Poi dopo 15 giorni, gli angeli l'hanno creato loro il caso Roswell. Perché dico così? Domanda: com'è possibile che degli esseri che provengono dall'universo con un'astronave fanno un incidente proprio a Roswell, con la tecnologia estremamente superiore che hanno? Fanno un incidente proprio sull'area di Roswell, dove, ripeto, proprio lì c'era l'unica base aerea dove partivano i cacciabombardieri nucleari. Perché hanno creato loro questo episodio? Perché vogliono comunicare con noi,
Vogliono comunicare al mondo intero che loro stanno osservando quello che stiamo facendo con l'energia nucleare. Anguera, Brasile, 2005. Guardate i segni che Dio vi manda e convertitevi. Dio vuole la vostra salvezza. Carbonia, 2014. Ho manifestato agli uomini la mia potenza. Attenzione, in tante situazioni. Hanno visto i miracoli di Dio, ma nulla serve a coloro che continuano a mantenere la cecità nei loro cuori e nei loro occhi. I miracoli si possono manifestare in svariati modi, non soltanto con la statua della Madonna che lacrima o che trasuda olio, che sono già dei segni fantastici, ma si possono manifestare in tanti modi. Per esempio, dei piloti dell'aviazione anglo-americana durante la Seconda Guerra Mondiale, cosa hanno fatto? Stavano andando verso il Gargano, San Giovanni Rotondo, per bombardare. Ma cosa succedeva sempre? Appariva la faccia di un frate e gli aerei perdevano il controllo e non riuscivano ad entrare a San Giovanni Rotondo. Allora, un generale americano, sentendo questa testimonianza ripetutamente, ha deciso di andare a bombardare San Giovanni Rotondo perché c'era un deposito di armi tedesche. Allora questo generale americano va con l'aereo e anche lui vede in cielo la faccia di un frate. E cosa succede? I motori perdono il controllo, l'aereo perde il controllo, torna indietro e le bombe di questo aereo si sganciano da sole in una foresta senza provocare morti. Dopo, questo generale ha scoperto che quel frate che si vedeva in cielo era Padre Pio, ma non è Padre Pio che governava l'aereo, sono stati gli angeli, è stato l'esercito di Dio che ha fatto tornare indietro l'aereo. Non me li invento io questi episodi, li trovate tranquillamente su internet. La stessa cosa, praticamente uguale, è successa all'ammiraglio Byrd. L'ammiraglio Byrd stava sorvolando l'Antartide e cosa è successo? I motori si spengono, l'aereo perde il controllo, viene governato da una forza sconosciuta e atterra. Sente una voce che dice: non aver paura, scendi dall'aereo. Non aver paura, non preoccuparti. L'ammiraglio Byrd scende dall'aereo e vede degli uomini biondi, belli. Infatti prima vi ho detto che gli angeli si manifestano anche tramite un corpo in carne ed ossa, tramite un uomo. Questi uomini biondi e belli dicono all'ammiraglio Byrd: il nostro interesse nei vostri confronti è aumentato in un modo esponenziale da quando avete bombardato con la bomba atomica Nagasaki e Hiroshima. Avete imparato ad utilizzare delle forze, delle energie che non fanno per voi. E hanno detto, sempre questi uomini biondi, abbiamo comunicato questo messaggio ad alcuni dei potenti della Terra, ma non ne vogliono sapere niente di questo messaggio. Ed è proprio così. Carbonia 2012. A voi dico, o uomini di potere, o capi delle nazioni, cosa state architettando ancora per far soccombere questo popolo che è già alla sua più grande agonia? Pretendo che mettiate il mio popolo nella pace e abbandoniate le armi omicide, quelle della distruzione di massa. Luz de Maria 2023. I miei angeli si stanno muovendo sulla terra, placando menti infiammate dal desiderio di ripetere la storia di Nerone con armi di grande potenza.
Quindi gli angeli si muovono sul nostro pianeta, quindi non stanno operando soltanto tramite l'apparizione mariana, si muovono nel nostro pianeta per cercare di placare le menti dei potenti. Infatti, che hanno dei seri problemi queste menti, infatti si sono manifestati al presidente americano Eisenhower e gli avevano chiesto di fermare l'inquinamento, di tornare alla pace e di fermare le sperimentazioni nucleari. Vediamo questo video importantissimo. È qui al 15° simposio mondiale sull'esplorazione dello spazio e la vita nel cosmo che Laura Eisenhower racconta la sua verità. È vero, il mio bisnonno, il presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, incontrò in una base militare americana una delegazione ufficiale di extraterrestri. Era il febbraio del 54. Volevano che interrompessimo il nostro programma nucleare, che smettessimo di inquinare il pianeta e vivessimo in pace, racconta, ma in tempo di guerra fredda non era pensabile accettare. Quella che avete visto è la pronipote del presidente americano Eisenhower. Era andata al convegno ufologico nel 2014 a San Marino. A San Marino, e ha fatto questa testimonianza. Io ero andato anch'io al convegno ufologico nel 2016-2017 e l'avevo vista. L'avevo vista e sono quasi sicuro che le avevo consegnato i famosi fogli delle apparizioni mariane, che avevo tradotto anche in inglese, ma l'avevo vista io con i miei occhi. Comunque, lei nel 2014 cosa ha detto? Mio bisnonno aveva incontrato questi esseri che non sono di questo mondo in una base militare e questi esseri, gli angeli, avevano chiesto di fermare l'inquinamento, di tornare alla pace e di fermare la sperimentazione nucleare. E però che cosa hanno detto? Non possiamo fermare le sperimentazioni nucleari perché c'era in atto la guerra fredda. Quindi così hanno detto, non possiamo permetterci il rischio di smetterla di sperimentare le bombe atomiche. E adesso siamo messi infatti in una bella situazione. A questo incontro era presente anche una giornalista ed era presente anche un vescovo della Chiesa Cattolica, James McIntyre. Questo vescovo ha comunicato l'accaduto a Papa Pio XII. Quindi gli alti vertici della Chiesa vi assicuro che sanno bene questa grande verità che vi ho appena raccontato. Infatti nel 1961 ai giardini di Castel Gandolfo c'erano Papa Giovanni XXIII e il suo segretario Loris Capovilla. Stavano passeggiando e si sono manifestate delle luci, delle sfere di luce. Queste sfere di luce sono diventate dei dischi volanti. Io infatti vi ho detto che possono trasfigurarsi. Poi da questo disco volante che si è avvicinato al Papa è uscito un uomo. Infatti vi ho detto che gli angeli possono manifestarsi come uomini. Il Papa è andato verso quest'uomo, hanno parlato per 20 minuti e poi il Papa è tornato da Loris Capovilla, tutto emozionato, e ha detto: i nostri fratelli sono dappertutto. Loris Capovilla ha descritto questa testimonianza che poi è stata riportata sulla rivista inglese The Sun.